la bici è la cosa che amiamo di più in assoluto, la cosa che ci fa stare bene. Però ci sono periodi dell'anno in cui si stacca perché si ha voglia di riposare e di fare altro. E il problema però è che questo succede in estate oppure in inverno, sì. Giusto Giorgione? Sì, dipende se si intende per primavera, estate, inverno terrestre. Io sono sul calendario gioviano che dura un po' di più, sono fermo perché l'inverno dura tanto, cioè sono grosso come Giove. È l'altro calendario Giorgione. Sì. Il problema però qual è? Il problema è che quando si stacca per troppe settimane poi ci si ritrova con la condizione atletica di Homer Simpson. Che non sono giallo, ma per sì, il resto... Non sei quello così giallo, però vabbè. Comunque, in questo video andremo a vedere le 5 cose che possono aiutarci di più per tornare in forma. Speriamo. Per essere più stimolati nel tornare a pedalare, fissare degli obiettivi potrebbe aiutarci moltissimo. Parliamo di obiettivi ovviamente accessibili, adatti alle nostre caratteristiche, ai nostri limiti. Sì, poi possono essere di vario tipo, ci può essere la gara che possiamo mettere veramente come evento, oppure può esserci la pedalata con gli amici, la salita che non siamo mai riusciti a fare senza mettere piede a terra, oppure un'impresa epica come i miei 400 km di Dalmine, dove però non è che mi sia preparato un granché. Giorgione da zero ha fatto almeno qualcosina in più, meglio di niente, sì, insomma. Io per esempio ho fatto una 500 km con i miei amici da Cesenatico a Livigno, poi non ce l'abbiamo fatta, però quello era un obiettivo. Sì, mettere degli obiettivi sicuramente aiuta, più che aiutare a rimettersi in forma, aiuta a trovare la motivazione per riuscire poi a mettersi in forma, perché la motivazione deve essere la cosa che poi ci guida in tutti gli altri punti di cui discuteremo adesso. A che livello è la sua motivazione, Giorgione? Sono in ricerca, dai. Sono un gran ricercatore. Che non si fa trovare. Che non si fa trovare, quel problema. Dopo aver trovato gli obiettivi bisogna anche trovare il modo per raggiungere. La cosa ideale è stilare un programma di allenamento che ci aiuti a raggiungere più velocemente. Non deve essere per forza la tabella del preparatore qualificato. Può essere anche semplicemente noi che ci mettiamo lì e pensiamo ogni giorno cosa possiamo fare per migliorare la nostra condizione. Oggi faccio 2 ore e faccio un po' di salita. Oppure se vogliamo fare qualcosa di più professionale ovviamente possiamo informarci, possiamo seguire dei video che abbiamo fatto anche noi su questo argomento. Tra l'altro lo scorso anno Giorgione ha fatto un video in cui spiega come con 3 ore settimanali, parliamo di settimana lavorativa, quindi sì, 5 giorni, si può migliorare la propria condizione e presentarsi nelle uscite del weekend in buona forma. Sì, in poco tempo, diciamo, visto che l'obiettivo di questo video è tornare in forma in periodi in cui non ci si allena un granché, questo può essere utile. Se si vuole fare le cose veramente veramente bene, ovviamente ci sono sempre preparatori laureati in scienze motorie che fanno questo di mestiere, però per la prima parte ci guarda, non vuole preparatore, esatto. Giorgione, dai, no, preparatore. No, stavo dicendo questo, per la prima parte Giorgione il preparatore, tornare in condizione inizialmente non serve, basta veramente organizzarsi un attimino e gestire bene le proprie tempistiche tra lavoro, famiglia, allenamenti. Preparatore Giorgione. Giorgione. Preparatore, fanno quelli preparatori. Giorgione. Per chi preferisce seguire tabelle di allenamento precise, il consiglio che diamo a noi è quello di creare prima una base di allenamento, cioè pedalare per almeno 2 settimane senza guardare a tabella di allenamento. Sì, senza fare lavori specifici, basta veramente uscire in bicicletta e allenare il proprio corpo, riallenarlo a stare in sella. In questo modo potremo anche accorgerci se la posizione è corretta, nel caso modificarla un pochino, perché magari nel frattempo anche noi siamo modificati fisicamente, diventando un po' più simili a Homer Simpson, come dicevi tu, e quindi potremo usare queste 2 settimane per fare un check-up della nostra situazione e capire in cosa dover andare a lavorare maggiormente quando inizieremo a fare lavori specifici. Hai fatto la base, Giorgione? C'è già una bella base qua? Sì, ma base, nel senso siamo proprio a livello base. Se si vuole tornare in forma nel minor tempo possibile, ovviamente dobbiamo anche fare qualche rinuncia a tavola. Adesso non dico che bisogna... Posso dissociarmi da questo punto? Non so che tu ti dissoci a prescindere, però il concetto lo conosci, insomma. Cioè, io non dico di fare sacrifici estremi con rinunce che poi non riusciamo a fare nel lungo termine. Però almeno per un periodo di 2 settimane, 3 settimane, cercare di eliminare
le cose che proprio sono dannose per la dieta, come ad esempio l'alcol, vero Giorgione? Quei gin tonic che ci dai dentro. Che paloma. Quelli non fanno bene perché di solito si associa anche a una gran quantità di zucchero, soprattutto se sono cocktail. Zucchero più alcol, magari alla sera, dopo cena, è proprio quella cosa che fa veramente male, sia a livello ormonale che a livello di accumulo poi di grassi e di glicemia. Cerchiamo di fare, almeno per un breve periodo, la rinuncia totale, almeno dell'alcol, Giorgione, dai. Sì, quello, sì, quello fa solo bene, rinunciare. Zuccheri fritti ovviamente non fanno bene, non dobbiamo rinunciare completamente, però se li riduciamo di un bel po', questo ci aiuta sicuramente a tornare in forma. Come vedi, la teoria al Mananga la so, bisogna... La teoria la sai, Giorgione, bisogna... basta solo applicarla, ci vuole poco, davvero, Giorgione, che la togliamo questa mancetta, dai. Dai che ce la ho visto che fanno le addominoplastiche adesso. Di costruzioncina? Non dimentichiamoci dell'importanza del riposo. Quando si riprende a pedalare, alcuni si fanno, diciamo, un po' prendere la mano, vanno in bici quasi tutti i giorni e tendono a spingere più del dovuto, dimenticandosi di quanto è importante almeno uno o due giorni alla settimana staccare e riposarsi per avere la possibilità di assimilare meglio il lavoro che si è fatto, di conseguenza migliorare, vero Giorgione? Però io vorrei anche tutto, il riposo, però non l'eterno, cioè... Sì, e qui è la location, siamo tutti per prendere l'acqua, però... e sai che in cimiteri c'è sempre l'acqua disponibile, però andiamo. Però, dai. Andiamo. Ma pescare vale come attività alternativa per tornare un po' in forma? Il signore stia bruciando delle calorie e tu dovresti fare giro del lago 4 volte al giorno a nuoto per tirare giusta panza, ciò che pescare. Fare l'orto? Fare l'oro? Neanche. No, neanche. Vabbè, comunque. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Questi erano 5 consigli, poi ce ne sarebbero altri, per tornare in forma velocemente. Sì, forse. Forse. Dipende dalla voglia che abbiamo. No, è vero. Se seguite questi consigli e ci mettete un po' di grinta, potete tornare in forma e far vedere quello che eravate un tempo, come eravate magri e belli una volta. Il levriero che rientra. Quello che vorrei fare anch'io, un giorno lo farò. Un giorno tornerà anche, Giorgione. Un giorno aprirò questo video e seguirò questi consigli. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare, non c'è sta che dirvi. Arrivederci alla prossima puntata. Forse. Ciao. Forse. Dai Giorgione, che il prossimo anno facciamo la 800 km non stop. Non si sente. Dai Giorgione, non si sente, non devi parlare. Dai Giorgione, che il prossimo anno facciamo la 800 km non stop. Dai Giorgione, spingi su quei pedali che togliamo quella panza. Dai Giorgione, levriero come un tempo. Vai così, spingi, destra, sinistra, sei un po' duro, è più agile. Più agile, dai! E non fa la moto!